Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono XStarter e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 per parlare del nuovo DLC che sta per uscire molto probabilmente. Il nuovo DLC si chiama DLC Bikers, o perlomeno lo abbiamo denominato noi così, DLC Bikers, che sarebbe un nuovo DLC delle moto, esclusivamente solo sulle moto. Bene ragazzi, prima di iniziare a parlare io vi invito a lasciare un bellissimo like a questo video, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, commentate qui sotto inoltre facendomi sapere che cosa ne pensate di questo video e di questo DLC che vi andrò a parlare e dei vari contenuti che contiene. E inoltre io vi invito anche a vedere il mio precedente video sulla Lamborghini, che è stato un video spettacolare. Partiamo per ordine dall'inizio e concludiamo per bene. Allora, il DLC perlomeno è stato scoperto da un nuovo modder che si chiama Tez Fans. Insomma, l'avete sempre sentito questo modder. Questo modder 4 volte su 5 azzecca i vari DLC che stanno per uscire e i vari cambiamenti di GTA 5. Raramente si sbaglia, e se si sbaglia non è perché effettivamente ha sbagliato, ma semplicemente perché il DLC non è arrivato in quel momento, ma arriverà dopo, come quando fu per lo yacht, che non arrivò subito ma arrivò dopo un paio di mesi. Beh, a questo punto andiamo a parlare e vediamo che cosa aggiungeranno in questo nuovo DLC, che al 99% uscirà con questi appunto contenuti che aggiungeranno nuove moto. Raga, c'è un easter egg su GTA 5 presente in un'officina sparsa per Sandy Shores, se non sbaglio, dove all'interno di questo giornale, che è appunto un giornale, ci sta questo easter egg di una nuova moto che uscirà. Questa moto appunto non si è mai vista su GTA 5, ma si vede che appunto è nelle zone di Sandy Shores. È una moto tipo gang dell'host, ecco. Quindi già ci fa capire che aggiungeranno questa nuova moto. Ci sarà questa moto insieme a tante altre che arriveranno, ovviamente. E insieme a queste moto, ragazzi, aggiungeranno anche una nuova officina dedicata esclusivamente alle moto, un po' come Benny, che è dedicato esclusivamente alle macchine lowriders. Quindi aggiungeranno questa nuova officina dove si possono modificare le moto, magari si potranno anche modificare in termini di prestazione anche più di un semplice Los Santos Custom, e di estetica, quindi si potranno aggiungere altre cose di estetica alle moto. Aggiungeranno lo Slam Van dei Lost, che sarebbe un veicolo delle rapine, però appunto lo aggiungeranno in versione Lost, con la grafica Lost e con i colori normali, il colore primario e secondario, insomma rosa, giallo, quello che scegliete voi. Inoltre aggiungeranno anche un sesto garage, cosa molto importante, perché ragazzi, chi è che ora come ora ha dei posti liberi nel garage? Chi è che è rimasto con un posto libero nel garage? Nessuno. Quindi aggiungere un sesto garage è d'obbligo, cazzo raga, è d'obbligo. E ultima cosa, ma non meno importante, aggiungeranno delle nuove missioni della Secure Reserve, che io sinceramente non uso. Non mi interessa la Secure Reserve, non mi piace più di tanto come attività. Però aggiungeranno queste nuove missioni che riguarderanno appunto le moto e missioni sui Lost, cioè la gang di bikers di GTA 5. Ora, secondo me le nuove moto non saranno moto come tipo Bati o cavolate varie, ma saranno moto bikers, nel senso di motociclisti, quelli là cattivi, di gang, insomma, le, come cavolo si chiama, le western, quelle moto lì, ecco. Secondo me saranno quel tipo di moto. Comunque le cose che aggiungeranno sono finite qui. Non si sa per quando uscirà questo nuovo DLC, forse martedì, in questi martedì di questo mese, gli ultimi due martedì. Ci tengo a dire che queste informazioni le ho viste sul video di Alex Z, e tra l'altro me l'ha detta anche personalmente, e ho chiesto anche il permesso, quindi non mi ammazzate neanche più di tanto. Quindi ringrazio Alex Z, lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione. Se non vi siete iscritti, dubito, ma andatevi ad iscrivere. Detto questo ragazzi, il video si conclude qui. Ripeto, like, iscrizione se siete ancora iscritti, e commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video, e ciao ciao!